VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Un soffice e caldo berrettino di lana contro il gelo dell'inverno ucraino, a volte un peluche, poco altro, inermi. Davanti agli occhi sbigottiti del mondo sfilano i bimbi ucraini in fuga dalla barbarie dell'aggressione russa lungo le strade di un paese diventato una trappola, attraverso i confini polacchi, moldavi, romeni, dove le bombe non possono arrivare. Sono 1 milione, il 50% dei profughi scappati finora dalla guerra. Un numero difficile anche solo da immaginare, un esodo inconcepibile in Europa fino a pochi giorni fa. Una buia prima volta nella storia, ha scritto su Twitter James Elder, portavoce di UNICEF, annunciando che 1 milione di bambini sono scappati dall'Ucraina in meno di 2 settimane. Dalle immagini TV, dai video, dai social, dalle foto dell'orrore censurate solo dai media di Mosca e di qualche residuo alleato, i piccoli profughi imbacuccati ci guardano con gli occhi sgranati dalla paura, ma anche da quella curiosità di bambini che non viene mai meno. Sbattuti fuori in un crescendo dell'orrore prima dalle proprie case, poi dalle cantine e dai sotterranei delle metro e spesso anche da quelle auto intrappolate in una fila troppo lunga per raggiungere la frontiera più vicina, è difficile vederli piangere. I neonati tra le braccia delle mamme perché i papà sono rimasti a combattere, i più grandi a piedi per decine di chilometri, i più fortunati in macchina almeno per alcuni tratti. Una delle istantanee, una guerra di cui i bimbi stanno diventando il simbolo. Ucraina, Roma Task Force per Profughi con 30 associazioni. Per affrontare l'emergenza profughi dell'Ucraina, Roma è attivo l'hub della Task Force Romana per l'emergenza ucraina, costituita dal sindaco Roberto Gualtieri. La sede è un unico spazio che raccoglie per ora il lavoro di circa 30 associazioni e risponde al numero verde 893 88 73. Ospitalità e accoglienza diffusa fino alla mediazione linguistica, le risposte che garantisce la struttura. L'hub, spiega Barbara Furneri, assessora alle politiche sociali del Campidoglio, servirà da raccordo sia per le richieste di aiuto che per le tante e diverse offerte di collaborazione. Siamo impegnati per costruire una risposta attenta e integrata. Si lavora anche per ampliare i posti oggi a disposizione con la collaborazione di strutture ricettive. I posti del circuito di accoglienza, aggiunge Furnari, verranno ampliati prediligendo spazi adatti ai nuclei familiari attraverso la disponibilità degli alberghi, l'aumento dell'offerta con 200 posti aggiuntivi del SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, e la disponibilità di alloggi che stiamo già ricevendo dai singoli cittadini. Oggi, conclude, è il momento di stringersi attorno a tutta la comunità ucraina di Roma e aiutarla. Oltre 100 pagine sulla storia di Elige Ardita, uccisa dal marito quando era incinta di Giulia. Un libro scritto dal cronista Francesco Nania con il papà di Eligia, Agatino. La presentazione nella Giornata Internazionale della Donna. Dalla nascita di Eligia al giorno della sua morte, era all'ottavo mese di gravidanza. Ampio spazio dedicato anche alla cronaca. Un'altra storia tra sospetti, indagini e udienze, iniziata quel 19 gennaio del 2015. Sin da subito la famiglia Ardita ha avuto dei dubbi. Per loro quello non era un incidente. L'arrivo del RIS dei Carabinieri nell'abitazione di via Calatabiano, la toccante testimonianza in tribunale della sorella di Eligia, Luisa, la condanna di Cristian Leonardi. Tutto questo è raccontato nel libro. Nella casa di Eligia adesso c'è un centro antiviolenza. La scuola di fronte, dove è stato presentato il libro, è dedicata a lei e alla piccola Giulia, una mamma ed una figlia che non hanno mai potuto giocare insieme. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.